Una cannonata oppure c'è Martin Vazquez che può girarla sopra la barriera. Ma vedo che sulla palla c'è Cravero e Venturin pronto a fare un blocco per il tiro di Annoni. Annoni, il tiro, raso terra, la palla fuori, ma Tacconi c'era. Sì, ha coperto molto bene il palo distante alla sua posizione di partenza. Sfortunato Annoni che ha calciato molto bene e la palla è uscita di porta. Carlo, se il metro di Ceccarini è questo, però per questa ammonizione a Marocchi, presto vedremo le squadre 8 contro 8, che Marocchi non ha fatto niente di particolare. No, perché è passato oltre al fallo di Bruno su Cosiraghi, e questo secondo me non era un fallo da ammonizione, insomma. Ci sono altri falli peggiori di quelli che ha fatto Marocchi e passibili di un cartellino giallo. Parte la Juve, Casiraghi, Schillaci deve servire dentro per Casiraghi, perde il tempo, allora allarga sul settore di sinistra, mette giù palla Alessio, il traversone! Casiraghi! Gol della Juventus! Pierluigi Casiraghi! Che gol e che azione! Cambio di campo, grande palla messa giù da Alessio, uno contro uno sul fondo, cross di sinistro e Casiraghi è andato in cielo e ha piazzato la palla dove Marchegiani non ha potuto arrivarci. Andiamo a rivedere l'elevazione di Casiraghi, il cross di Alessio, e questo è Casiraghi. È rimasto su, erano in due perché è arrivato anche Annoni. No, bravissimo, ha saltato anche leggermente andando indietro, ha trovato il tempo, ma lui è bravissimo in queste cose perché a potenza riesce a stare in alto e poi ha dato forza anche alla traiettoria. È finita la partita di Pasquale Bruno. È finita la partita di Pasquale Bruno. Espulso il giocatore del Torino. D'altra parte, più volte in questa partita, in questo primo tempo, era intervenuto fallosamente Bruno. Qui allarga il braccio È e... andato con il gomito a colpire in mento la faccia di Casiraghi. L'arbitro era Guarda, vicino. guarda la reazione. Mamma mia. Lentini, Pasquale Bruno è indiavolato. Ex giocatore della Juve, Bruno. Devono portarlo fuori. Roberto Cravero, che è il capitano, deve accompagnarlo fuori. In questo momento Bruno potrebbe commettere qualsiasi tipo di sciocchezza, e difatti c'è anche Morini che lo va a prendere per portarlo via. Casagrande, che è 10 centimetri più alto, lo abbraccia, lo lega. Ma questa è una scena però da 5 giornate di squalifica poi. Sì, però credo che Non bisognerebbe dirglielo adesso. conoscendo anche Casiraghi, so che provoca Casiraghi nel contatto fisico, probabilmente è stato provocato Bruno e ci ha rimesso lui, però queste scene non dovrebbe farle. Ormai la stupidata l'ha fatta, tra virgolette, è giusto essere stati espulso e deve finire lì. Con quello che chiedo sempre voi ex calciatori è questo: ma ve ne accorgete quando fate una stupidaggine in campo? Quando capita di dare il colpo Lo chiedi a cattivo, uno che di queste cose non tu le ha le hai mai prese, lo combinate, so, no, perché gli però attaccanti di solito le prendono, non le probabilmente a danno. tanti, sai, dipende molto dal carattere, a tanti dà fastidio, magari l'interpretazione dell'arbitro, si sentono magari colpiti anche quando non sono sicuri di aver commesso qualcosa di grave, e la reazione è questa. Tu eri un freddo, eri un tranquillo. Questo però non vuol dire che tu non sentissi la partita e che non stessi male come tanta altra gente, come tanti Io altri nella sembravo partita. un freddo, nel senso dentro provavo un po' di cattiveria anch'io, di emotività, però queste reazioni non le ho mai avute, pur magari passando per freddo come dici te, reazioni così non mi sono mai capitate di averci. Baggio sul pallone, quattro uomini in barriera, Baggio può calciare sul primo palo, barriera che cerca di muoversi, Baggio! Palla poco sopra la traversa. Beh, Baggio è uno specialista di queste punizioni, va sempre vicino al gol se non lo fa. Possiamo dire che non ci sembravano 9 metri No, questi. mi E sembrava 5. diventa difficile alzare la palla e farla cadere nel 7 No, poi. che